Una delegazione del Consiglio Comunale, composta dai consiglieri Lebbro, Frezza, Vernetti, Lorenzi, Caiazzo, Zimbaldi, Palmieri, Schiano, Attanasio e Antonio Borriello, si è recata presso la sede di Fisciano dell'Università di Salerno. La delegazione è stata accolta dal rettore dell'università, nonché presidente del Consiglio Comunale, Raimondo Pasquino. Il presidente, nell'insolita veste di guida, ha accompagnato gli ospiti nella visita del campus, esteso per ben 130 ettari, con un'utenza studentesca di circa 40.000 unità. Lungo il percorso, i rappresentanti del Consiglio Comunale hanno avuto modo di visitare le numerose strutture dell'Ateneo. La visita è partita dal complesso sportivo con la piscina indoor. Seconda tappa, i laboratori di ricerca scientifica attivi nel campo della geotecnica, della tecnica delle costruzioni, della biomedicina, della farmaceutica, della tecnica alimentare e della chimica, dove alcuni docenti dell'università hanno illustrato le numerose attività di studio e ricerca effettuate. La delegazione ha poi raggiunto l'Arboreto della Legalità, dedicato alle vittime delle mafie, proseguendo il tour prima verso la biblioteca dell'Ateneo, una delle maggiori in Europa e la prima in Italia tra quelle a scaffale aperto, e poi verso l'aula del Senato accademico. I consiglieri si sono poi spostati in Aula Magna, dove hanno assistito alla proiezione di un filmato sulle attività dell'Ateneo. Dopo una breve pausa presso il rettorato, i rappresentanti del Consiglio Comunale hanno seguito in teatro un'illustrazione del programma sperimentale del laboratorio audiografico per l'integrazione delle diversità. Successivamente la delegazione ha presenziato alla tavola rotonda Bilancio sociale delle università, ascoltando l'intervento dell'assessore all'Università della Regione Campania, Guido Trombè. Ultima tappa, prima del rinfresco in sala mensa, la visita all'asilo nido aziendale, aperto anche al territorio. La struttura dell'asilo nido aziendale rappresenta uno dei fiori all'occhiello fra i servizi offerti dall'università, tra i quali vanno ricordati anche la polizia amministrativa, le poste, la sala video e polifunzionale e la lavanderia e stireria. Notevole è stato l'apprezzamento da parte della delegazione per il complesso universitario e per la sua organizzazione. La visita si è così conclusa nell'ala dell'Ateneo riservata alle residenze degli studenti, dotate di un'ampia area dove trascorrere il tempo libero. Presidente Raimondo Pasquino, intervistato ai nostri microfoni, ha raccontato come la lunga esperienza da rettore dell'Università di Salerno abbia contribuito nello svolgimento del ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. L'esperienza di rettore influisce nella conduzione del Consiglio Comunale in quanto esperienza di una persona che ogni giorno si confronta con tante personalità, con tanti colleghi, con tanti primus inter pares, per cui quando si va in Consiglio bisogna sempre tener conto di questa specificità. Perché guai a pensare che ci sia una gerarchia. Il Presidente del Consiglio non è una persona che governa essendo superiore, ma essendo un primus inter pares con le sue caratteristiche, quindi in questo senso mi è servita molto l'esperienza che ho fatto nell'università. Nella esperienza di rettore come influisce la carica di Presidente del Consiglio? Nel tener sempre presente che anche nell'università, che è una comunità composita, come nel Consiglio Comunale ci sono diverse posizioni legate ai partiti, nella comunità universitaria ci sono interessi diversi legati alle rappresentanze, gli studenti, il personale tecnico-amministrativo, i docenti, il docente professore ordinario, il docente professore associato, il docente professore incaricato. Ma lei si diverte di più da Presidente del Consiglio o da Rettore? Beh, diciamo che mi impegno in entrambe le cose, più che divertimento, diciamo, trovo soddisfazione nel fatto che alla fine insieme riusciamo a portare avanti il lavoro. Grazie.